Partiamo con le alzate laterali con i manubri. Facciamo un 3 set su un range rep da 8-12 e l'ultimo set facciamo quello che è un drop della morte, quindi 8 rep, 8 secondi su fino a finire la rastrelliera. Cosa vi consiglio di fare in questo esercizio? Come tutti gli esercizi di alzata laterale, qua ovviamente i manubri non li possiamo prendere con il gomito, dobbiamo prendere con la mano. Però ricordiamoci sempre che la spalla lavora in abduzione, quindi non è il polso che, diciamo così, guida il line of pull, ma è il gomito. Quindi noi mentalmente sì, afferriamo i manubri con le mani e quindi diciamo che è il polso che dà la direzione, però dobbiamo pensare mentalmente di spingere il peso con il gomito e così ci darà una propriocezione migliore, comunque una connessione mente-muscolo migliore con la spalla. Ok, altro consiglio che ho visto che a me aiuta, magari ad altri no, però ve lo dico lo stesso, è invertire la respirazione. Cosa succede? Di solito noi cosa facciamo? Buttiamo fuori l'aria quando facciamo la contrazione concentrica e inspiriamo quando facciamo l'eccentrica. In questo caso, quando faccio la concentrica, quindi quando vado su, io mi trovo meglio a buttare dentro l'aria. Mi rende più stabile, riesco a sentire meglio il muscolo e in qualche modo riesco anche a performare meglio. Provate e poi ditemi, o nei log o su Instagram, dove volete. Tempi di contrazione. Sulle alzate laterali sapete, quelle con i manubri, che la tensione maggiore ce l'abbiamo in alto. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a cercare di diminuire più possibile il tempo che trascorriamo da qua a qua e cercare di stare di più da qua a qua. Quindi cerchiamo di fare un secondino su, scendere un po' più piano piano, non arrivare a chiuderci così, perché da qua a qua la tensione è quasi nulla. Ci fermiamo un po' prima e ritorniamo su. Molto molto semplice.